Bentornati ragazzi, sono Marco e questo è Space Mess. Oggi micro unboxing di quattro cosine che mi sono arrivate. Vediamo cosa c'è dentro. Nel frattempo parliamo di perché è così bello recensire, è così bello fare l'unboxing, perché alla gente gli piace vedere cosa acquistate e nel caso fosse di loro interesse lo vorrebbero acquistare anche loro. Cosa mi è arrivato da Amazon oggi? Oggi mi è arrivato da Amazon questo obiettivo, è un obiettivo della... è difficile anche da pronunciare, Yongnuo, sì, è praticamente un obiettivo per la mia Canon EOS 700D che andrà a farmi fare dei bellissimi primi piani con l'effetto bokeh. Per chi non lo sa, l'effetto bokeh è quando è tutto sfocato dietro e rimane in prima in persona la persona. Andiamo a vedere come è fatto con il nostro taglierino da Dexter. Per chi non sa chi è Dexter, andatevelo a vedere, praticamente un serial killer che ammazza i serial killer, però è un po' vecchiotto, però è anche, era carino. È un prodottino che stiamo andando a vedere di provare per fare delle riprese un pochettino più carine, vediamo se realisticamente è. Allora, la scatola è una scatola normalissima in cartone, ben fatta, perché ovviamente è bella rigida. Ci sono dentro le garanzie e tutto, garanzia in cinese, perché ovviamente in cinese, ma c'è anche in inglese con tutte le specificazioni che potrebbero necessitarci. Che linguaggio forbito! Poi andiamo, apriamo con la sua pellicolina in pluriball, quella che piace schiacciare, ragazzi. No, ce la faccio. E poi andiamo ad aprire il nostro bellissimo obiettivo, che poi faremo una comparazione con il 18-55, che è un veramente anche quello un ottimo obiettivo. Premetto per tutta la gente che è proprio esperta di fotografia, non mi tirate le pacchere perché non so niente di macchine fotografiche, per me è ignoranza pura. Però sto prendendo questo per poterlo provare, sto soltanto dicendo è buono o non è buono per me, piuttosto che per qualcun altro, però vediamo com'è. Allora, apriamo, senza farlo cadere sul tavolo nuovo, bene. Questo qui è il nostro bellissimo nuovo obiettivo. Allora, fare macro, 0,5mm/1,5ft. Poi è un 50 mm manuale AF, bellino. Apriamo, è un 50 mm con una bellissima focale, guardate, sembra fatto molto molto bene. Allora, ci sarebbe tanto da dire per la costruzione, sembra un po' plasticosa, però ovviamente non ci si può aspettare tanto di più da quello che potrebbe essere uno proprio della Canon. Il costo non è bassissimo, perché si è alzato ultimamente, questo lo mettiamo da parte e poi lo proveremo. Si è alzato ultimamente, siamo passati da 50 euro a una novantina di euro, forse perché dalle ultime recensioni che ho sentito, e ho sentito anche uno youtuber che ne parlava veramente molto bene, è un prodottino che può far bene per chi vuole fare i videomaking o per chi vuole fare prettamente delle foto e dei primo piani, sembra il primo piano, ma non vuole spendere tantissimo. Quella originale per la Canon siamo intorno alle 140-150 euro più o meno, questo intorno a 90 euro. Se volete provare dovrebbe essere già buono, poi lo proveremo col tempo. Andiamo a vedere l'altra cosa che mi è arrivata, la scatola non mi è arrivata, se c'era me la sono dimenticata. È praticamente una coverina per il nostro Apple Watch, serie, io c'ho la serie 7 ragazzi. Perché non sono passato a serie 8? È uguale, serie 7, serie 8. Mi intrigava l'Ultra, ma, l'Ultra è praticamente solo perché un 49 mm con la casa in titanio, è plastica, ha un software praticamente identico,
la caratteristica principale di quel prodotto quale dovrebbe essere? Dovrebbe essere che è estremo, sì, ok, ma dove vado io praticamente lavoro a Locarno, lì di estremo c'è poco e niente, non è che vado nei fiumi, perciò alla fine poteva essere un'ottima opportunità di provarlo, ma penso che comunque tra questo e l'ultra è soltanto una resistenza. Però ragazzi, è sempre la stessa cosa. Cosa andate a rischiare un orologione da 1.000 euro per fare le prove? Io non c'ho questo cuor di leone, anche perché tanti nostri amici youtuber cosa fanno per poter fare le varie prove? Comprano la roba da mamma Amazon e poi gliela rimandano indietro, fanno la prova di 15 giorni. Io non sono capace, mi piace tenere le cose, mi piace usarle e provarle bene bene, perché in quei 15 giorni, ragazzi, non provate assolutamente nulla. Dovete provarlo nel tempo, perché è quella la vera recensione. Ma continuiamo e parliamo di noi. Allora, questo qui è praticamente un braccialetto cover, che vi permetterà di poter proteggere il vostro Apple Watch serie 7 o serie 8. Plasticoso, plasticosissimo. Pensavo qualcosina meglio, con il back che è praticamente in plastica e permette di poter fare la ricarica. E il davanti è sempre in plastica, ma non è che mi convince tanto. Sì, il costo non è altissimo, siamo intorno alle ventina di euro, però penso che la qualità, però questo me lo dirà soltanto il tempo, poi faremo un'approfondita su questo prodottino qua. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Ecco qua, kit repair per il nostro vecchio telefonino che potrebbe essere un iPhone 7 Plus, 8 Plus, 6 Plus. Adesso questo qui l'ho comprato per un iPhone 7 Plus. Una batteria sostitutiva. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, perché veramente è una micro sorpresa. C'è dentro proprio sia la batteria che il set per poterlo utilizzare. Apriamo. C'è la nostra batteria, ok? C'è la nostra batteria. Andiamo avanti. È fatto veramente bene, ragazzi, veramente è una scatola fatta veramente bene. Poi c'è il manualetto per capire come funziona. Questa è importantissima per mantenere l'effetto IPS 68, che è praticamente l'antiacqua dei vari telefonini. Inoltre abbiamo questo che è fantastico, ragazzi, potete andare a guardarlo che è veramente una figata. Vi dice dove dovete allocare le viti. Voi smontate il vostro telefonino e mettete le viti da dove le avete smontate proprio su questo piccolo tappetino che vi permetterà di non perderle e di avere la certezza di dove le mettete. E poi questo che è la cosa più figa, tutti i tools per poterlo smontare, dalla ventosina al raschiatino per togliere via le bolle, a tutti i cacciavitini utili per poterlo smontare. Questo è il prossimo video che potremo fare. E siamo arrivati all'ultimo. L'ultimo? Sì, ma non è l'ultimo, è il primo per quello che ho scelto io come prova, 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 provona. Non l'ho comprato da Amazon sempre per lo stesso motivo, non è che lo voglio provare e poi lo voglio mandare indietro. Attenzione a sempre queste cose qui, non mi piacciono perché le persone non si derubano. Amazon è sempre un'azienda che, anche se è grossa, non ha senso che viene derubata da questi youtuber che diventano grandi. Io rimango piccolo, però non mi interessa. Non voglio crescere sulle spalle degli altri. Voglio crescere con le persone che credono in me. Andiamo avanti, guardiamo questo qua che è il nuovo che avanza. E dal fuori si vede poco e niente. Please, here, here. Andiamo ragazzi. E vediamo cosa c'è dentro. Benissimo, sorpresona del sorpresone. L'hanno già recensito in 300. Va bene, io sono il 301esimo. Guardate bene, Instant 360 Flow. È il nuovo Instant 360 Flow che andrà a competere con l'Osmo Mobile 6 di DJI.
Quali sono le caratteristiche di questo prodottino? Lo vedremo in un unboxing fatto meglio e vedremo se realmente è meglio rispetto all'Osmobile o è peggio. Ovviamente la comparazione non posso averla con l'Osmobile 6, ma tanto è che chi ho sentito parlare ne è rimasto veramente molto molto colpito. Bene ragazzi, queste qui sono le quattro cosine che ho acquistato. Come ripeto, mi piace acquistare soltanto roba ricercata e non pastrocchiamigini che tutti dicono le figate, le figaggini, le figate tech, 5 figate tech. Comprate solo ciò che vi piace ragazzi e non andate a comprare robe inutili che vi intasano soltanto la vostra cantina e vi svuotano il portafoglio. Spero che il mio video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel pollice in alto e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!